Io sono un RSU dell'azienda, di questa azienda, e lavoro da 25 anni per questa azienda, non dico per Smart perché in realtà allora non si chiama Smart, ma fondamentalmente è una realtà di questi 25 anni ha avuto un'evoluzione non solo di nome, ma di forma in generale. Eravamo azienda prodotto municipale di Torino, una realtà abbastanza piccola, locale, poco visibile. Soprattutto poco visibile perché avevamo una dirigenza che si diceva che l'acquedotto doveva essere poco visibile, perché in realtà l'utente si accorge dell'acquedotto quando non funziona, da per scontato, non si rende conto di tutto il lavoro necessario di tutto, e andava bene così. Eravamo una realtà di un certo tipo. In questi anni siamo cresciuti enormemente sulla spinta della legge Galli, abbiamo incorporato il settore di ristorazione con una fusione, fondamentalmente siamo arrivati ad essere una realtà di 1000 dipendenti. Adesso, come aveva introdotto il mio collega con il RSU, in realtà sta diventando una realtà non più definita nel suo contorno. Ossia, quando io sono entrato 25 anni fa c'era una forte cultura identitaria. Perché? Perché si pensava al prodotto non come ente economico, ma come gestore di patrimonio. Ossia, nella mentalità che c'era di tutta la filiera, dall'ufficio dei fontanieri, fino dei dirigenti, si pensava di avere in carico un bene sociale da portare avanti nel corso della storia. E forse la mia contrapposizione, la mia visione è rimasta quella, come rimane per molti di noi quella di prima formazione fondamentalmente, poi ci trasciniamo questi modelli culturali che ci torniamo nel primo atto del lavoro. Devo dire che in questo momento è veramente difficile per i lavoratori innanzitutto identificarsi nell'azienda, perché non ha più contorni definiti, ma soprattutto perché non c'è più quel collante di fine. Se io non so più cosa pensa il dirigente, non so più quali sono gli obiettivi della mia azienda, tutto perché noi gestiamo appunto fondamentalmente una risorsa che si sta trasformando in un bene economico senza esso, ossia l'acqua ha un valore sociale che è completamente diverso dal suo valore finanziario, perché è una cosa che costa veramente poco, eppure anche negli interventi che abbiamo visto precedentemente ha un valore che va al di là dell'ambito economico. Non può essere soggetto economico di breve e medio periodo, perché abbiamo visto la storia dei popoli veramente si è costruita su acquedotti, su durati centinaia di anni, se non millenni. Purtroppo la visione economica di un'amministrazione finanziaria, di un consiglio di amministrazione, ma lo stesso dei politici, la visione è la visione di 5 anni, la visione di un prodotto è le generazioni future, perché non si presta a essere un bene di mercato, perché mentre noi qualsiasi oggetto di consumo non sappiamo questa sentita se sarà ancora di design fra 10 anni, saranno dei variati, sono tutte, ma l'acqua invece è immutabile nella sua necessità. Questo mi rifaccio perché io non voglio parlare di Smart, ma di lavoro. Perché è importante avere una visione stabile del lavoro all'interno, una formazione di filiera culturale all'interno dei lavoratori, la stabilizzazione? Perché alla fine la cultura aziendale la fanno i lavoratori al loro interno. Ed era un po' tramandarsi di generazione in generazione questa visione anche del proprio lavoro, della novità del proprio lavoro. In questo momento diventa veramente difficile. Per tutte le situazioni che si è spiegate dal mio collega, ma non solo, perché oramai le decisioni partono dall'alto verso il basso. Purtroppo il nostro processo produttivo è esattamente il contrario, bisogna in qualche maniera secondarlo anche nel modello culturale che c'è dentro l'azienda, ossia dal basso verso l'alto. Anche la gestione del personale non viene più fatta in base all'esigenza del servizio, ma in base a strategie politiche, a gestioni che non hanno nulla a che vedere col servizio. Questo è una cosa che stiamo assorbendo dalla società, dalle trasformazioni della società a modello culturale in cui viviamo, proprio perché si inizia a pensare a Smart come una realtà industriale. Non è così, perché il ciclo industriale è molto più veloce. Noi abbiamo cicli molto lenti, noi siamo legati, come si diceva prima, ai cicli naturali, alle varie condizioni climatiche. La stessa gestione della strategia di gestione dell'acqua è
di lungo periodo, sia nell'approvvigionamento che nella produzione. L'ammontare delle opere, parlavamo degli investimenti, in realtà non si fa al momento del collaudo, la faranno i nostri figli. Pensate che sotto Torino ci sono dei cubi Chan Berlois posati 100 anni fa che stanno ancora funzionando. E lì veramente quando li andiamo a scoprire per qualche motivo, per qualche rottura, ci rendiamo conto della qualità del lavoro che c'era dietro, che non può essere poi riportata a un semplice bilancio economico, che probabilmente è stato anche economico fare quelle opere con quel livello qualitativo nel breve periodo. In realtà quelle sono la forza di Smart. Se pensate che i migliori acquedotti dal punto di vista di redditività che stiamo gestendo, fondamentalmente sono l'acquedotto di San Gallo, nel 1800, e l'acquedotto del Tè della Mussa, di cui giustamente, orgogliosamente, la società se ne vanta. C'è da chiedersi come mai l'evoluzione tecnica, con l'evoluzione tecnica enorme che abbiamo avuto, non siamo più stati capaci di produrre quel livello qualitativo. E questo, non so se riesco a passare il concetto, e questo sta nella gestione del lavoro, nella divisione dei compiti del lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nel seminare una cultura industriale completamente diversa. Se vogliamo essere leader, bisogna avere una cultura identitaria, non assorbirla dalla società, non dobbiamo essere soggetti passivi, ma dobbiamo essere soggetti attivi. E questo va al rispetto delle persone, perché dal rispetto delle persone che parte la visione identitaria per riconoscersi nella propria società. Cioè, quello che non si fa attenzione, al di là dei bilanci mirabolanti, dei dati economici e dei metri cubi, in realtà alla fine c'è il valore umano. Ossia, noi non abbiamo a che fare con dei consumatori, ma abbiamo a che fare con delle persone differenti. E questo deve rimanere in base. E dall'altro lato il lavoratore deve avere questa coscienza. Cioè, è la stessa cosa l'amministratore locale, non deve vedere in Smart un soggetto economico o portatore di interessi o di opportunità, ma come una condivisione di un processo di lungo periodo del proprio tessuto territoriale e del proprio capitale umano anche a livello di utenti. Questo non si può fare senza una visione, una programmazione e un'identità culturale che in questo momento mancano, e la mancanza dall'interno all'assistente, soprattutto nel clima aziendale e nell'inquietudine che c'è all'interno del mondo del lavoro, del malessere che c'è, non solo per la questione dei carichi di lavoro e tutto, ma anche perché veramente per le finalità che ci si sta ponendo all'interno, e questo c'è bisogno di chiarezza. La stessa chiarezza che si chiede nei bilanci, si chiede anche nella gestione del personale. Io mi fermo qui.